Ciao ragazzi e bentornati alla Locanda Nascosta, luogo in cui rilassarci insieme, bere qualcosa, ma soprattutto giocare a D&D. E stasera riprendiamo la campagna d'inverno a Waterdeep con i soli due piccoli ragazzi che vedete qui, ma che adesso vi faccio vedere in modo un po' più ampio. Prima di passare alla prossima schermata, però, vi dico che c'è una piccola sorpresina e una piccola aggiunta, e cioè le tanto agognate e richieste anche da molti targhette. Eccoci qua. Allora, buonasera. Intanto, prima di procedere con il mini riassunto, facciamo i soliti annunci di pre-live, quindi Salvio, alias Engiuk, aggiornaci un po'. No, Ciao ragazzi, arrivederci. allora, per quanto riguarda i contenuti di YouTube, stiamo continuando ormai secondo la scaletta. Quindi, lunedì, l'altro ieri, è uscita praticamente l'ultimo episodio del Lago dell'Abolet della nostra avventura in Invernal Waterdeep. Oggi è uscito uno short, andatelo a vedere, recuperatelo perché vi fate due risate. Forse, spero, e venerdì uscirà l'episodio prossimo della campagna Discesa nell'Averno. Ricordatevi sempre di iscrivervi al canale, salvate i video, condivideteli, aiutateci a crescere. Poi, piccolo appunto che volevo fare riguardo queste fantastiche e bellissime targhette. In realtà abbiamo aspettato che morissero un poco tutti, così che si risparmiava sull'editing. Abbiamo fatto solo due targhette e adesso. No, in realtà intanto volevo ringraziare Raffo, cioè la buonanima, come si dice, di Ro, che lavora a tutti i nostri layout, a tutte le nostre grafiche che vedete sparse per il web, comprese quelle della live. Però no, vi assicuro che anche se ha ragione Salvo, volevamo andare a risparmio, però ci siamo proprio svenati e in realtà le targhette ce ne sono altre due o altre tre nel Raffaele caso. costa, costa. Sì, esatto, costa. Va bene, quindi il succo è che continuate a seguirci su YouTube, su Twitch, su Instagram, ovunque, perché i contenuti aumenteranno sempre. Allora, torniamo invece a noi e a dove ci eravamo lasciati. Entriamo quindi nel vivo dell'episodio 22 di questa seconda stagione. Penso che ve lo ricordiate. La scorsa volta avete avuto un incontro ravvicinato con l'Abolet. Durante questo incontro nel lago, le cose non sono andate esattamente come credevate, o meglio, siete partiti un po' inconsapevoli di cosa vi aspettava, senza pianificare troppo, e il risultato è stato che sì, siete riusciti a consegnargli come dono, tra virgolette, la scatola per la missione che avevate da fare per il conto della Lady Svelata, però l'Abolet ha richiesto dei pegni. Si è dimostrata anche una creatura, oltre che molto antica e pericolosa, capace di leggere nel pensiero, capace di risultare alquanto inquietante e anche scostante e aggressiva verso gli avventurieri. Alla fine, lui ha richiesto impegno il fatto che uno di voi restasse. Gil-galad si è offerto subito, Riu l'ha seguito e non c'è stato modo di convincerlo a tornare indietro, sebbene Gil-galad ci abbia provato più volte. Però dopo c'è stato un momento di confusione in cui Beluriac ha lanciato un incantesimo al troglodita nel lago che stava cercando di fare strada a Gil-galad verso un luogo designato. Voi stavate decidendo cosa fare, siete rimasti un po' confusi, un po', diciamo, sorpresi da quanto stava accadendo, disorientati, e alla fine l'Abolet ha deciso che non avrebbe tenuto solo Gil-galad, ma anche Beluriac. A quel punto, visto che Beluriac aveva ucciso un troglodita, l'Abolet è tornato e gli ha detto un servitore per un servitore, quindi a questo punto rimani anche tu. A quel punto, Beluriac e Gil-galad e Riu hanno seguito un altro troglodita che aveva sostituito quello deceduto, e voi di loro non sapete più nulla. Sono scomparsi in un cunicolo nel lago. Voi però siete rimasti liberi
dopo aver dato la scatola e dopo aver fatto questo sacrificio, siete rimasti liberi e siete tornati indietro. Eindhoven, Wanda e Jalester, che è con voi. Jalester, dopo che siete tornati dal cunicolo, tra l'altro si era concluso, o meglio, era stato interrotto l'incantesimo di Gil-galad per respirare sott'acqua. Quindi avete avuto un po' di problemi a risalire in superficie, ma ce l'avete fatta. Siete arrivati di nuovo nel fiume Sargout e poi alla barca e alla nave del capitano Bill. Jalester si è subito mostrato contrariato e deluso da tutto quello che era successo. All'inizio se l'è presa molto con Eindhoven, preso dalla rabbia, poi dopo se l'è presa molto anche con se stesso e ha fatto riferimento a qualcosa del suo passato in cui una persona a lui cara, lui l'ha chiamata, e cito, il suo amore, è morto per lui, dice, una situazione diciamo simile, perché ha detto che non voleva che la storia si ripetesse. Dopo questo suo crollo, un po' emotivo, ed è la prima volta che avete visto Jalester crollare, è tornato comunque anche grazie alle parole di Eindhoven, che l'hanno un po' svegliato, l'hanno un po' riportato alla realtà col suo cinismo, con la sua freddezza. È tornato il Jalester di sempre, però adesso la sua missione principale è quella di cercare di salvare Gil-galad, Ryu e Beluriac. A questo proposito, L'Abolet vi aveva detto che avrebbe lasciato andare i vostri compagni se gli aveste portato altri servitori, e vi ha indicato i Drow. Mi ha indicato dei Drow che abitano in livello, e secondo la vostra mappa, e che puoi anche far vedere in live, se vuoi, Eindhoven, la vostra mappa che avete e la posizione che vi aveva detto essere dei Drow, lato est del livello, insomma, vi ricordate le gonadi, insomma, aveva parlato effettivamente proprio di palle, l'Halfling di Porto Teschio. Avete più o meno, avete individuato la zona. E a questo punto vi siete fatti lasciare in uno dei cunicoli risalendo il fiume. Il capitano Bill vi ha promesso di tornare dopo che avete pagato un'altra volta un altro obolo per il servizio. E tra l'altro gli avete chiesto di tornare il livello il giorno successivo. Quindi dopo un giorno, per intenderci. E anche loro sono andati via, sia Bill sia i suoi figli, e vi siete trovati da soli sulla spiaggia, tu, Eindhoven, Wanda e Jalester. La prima cosa che ha fatto Eindhoven è attivare il potere del bastone, e quindi l'incantesimo di, che non ricordo mai come si chiama, passo, perché mi ricordo in inglese, ma Infatti, senza traccia, ok, passare senza traccia, sì, passare senza traccia. che in pratica dà che li rende molto più furtivi del solito, e avete cominciato a camminare nel cunicolo. I cunicoli di sottomonte adesso si sono fatti un po' più umidi del normale, del solito. E intanto vi faccio vedere la mappa. Eccola qua. La mappa che ha anche Eindhoven. Quello che vi ricordate è che siete vicini a quella zona dove c'è quello strapiombo, insomma, quel che vi avevano detto essere un buco che va più giù, che va chissà dove. Non sapete esattamente dove siete, ma comunque potreste riuscire a orientarvi. Più che altro, non sapete e avete perso ormai da tempo la cognizione del tempo. Quindi che ora sia, fuori dal sottomonte, lo scorrere del tempo comincia a essere un po' diverso. Man mano che stanno passando i giorni, vi sentite sempre più confusi da quel punto di vista.
Il tempo ormai ha poco senso, anche perché il vostro ritmo circadiano, il vostro ciclo è andato proprio a marengo, visto che non vedete luce, non vedete il cambio tra luce e notte, non vedete non, nulla. Quindi vedete solo il profondo buio da un bel po'. Quindi voi ormai avete perso completamente il senso del tempo e anche dire ci vediamo domani, ok, è stata un'ottima idea, però vi rendete conto che quando sarà domani? È una bella domanda. Master, ma questo, una domanda, Sì. può Per avere un effetto sulle nostre abilità ora a no. lungo andare? A lungo Ok. andare, diciamo, questa situazione nel sottomonte potrebbe, cioè più rimanete nel sottomonte e più ci sono delle conseguenze. Per ora però la vostra conseguenza è il fatto che non avete bene idea dello scorrere del tempo. Quindi anche dire da quanti giorni siete lì sotto e come facciamo a misurarli, boh, a un certo punto avete perso. All'inizio avevate ancora il ciclo di fame, sonno, eccetera, eccetera. Man mano che sta avanzando il tempo, questo ritmo per voi sta cambiando, anche se non ve ne accorgete. E quindi misurare i giorni diventa più difficile. Adesso che siete nei cunicoli, oltre la spiaggia, oltre il fiume Sargau, vedete che ci sono molti funghi. Ve li ho già descritti l'altra volta, ma ve li ridescrivo. Molti sono fosforescenti, azzurrognoli, e sono i cappelli azzurri che avete visto anche con il capitano. Ci sono anche dei piccoli funghi barile qua e là, ma anche dei funghi strani che non avete visto prima. Anzi, ce ne sono molti di più adesso che ci fate caso in questi cunicoli. Alcuni sono scuri, neri, beige, marroni, con delle striature molto, molto visibili, rosse, arancio e gialle. E poi ci sono altri funghi più piccoli e altri molto più grandi, che hanno quasi il gambo, hanno dei gambi legnosi, proprio duri a vedersi. E anche a terra nei cunicoli, se non fosse per l'incantesimo di Engivuk, sentireste lo scratch e lo scrocchiare di questi funghi sotto i piedi. Non lo sentite solo perché siete ammantati dalla magia. Gialester cammina di fianco a voi e mentre state camminando vi guarda. Beh, qual è il piano? Domanda. Allora, ci sono diverse cose a cui ho pensato. Innanzitutto, dobbiamo, per evitare lo stesso errore che abbiamo fatto contro l'Abolet, dobbiamo un po' metterci d'accordo su come agiremo nel caso incontrassimo dei Drow. Se in qualche modo cerchiamo prima una specie di dialogo, informazioni, o se andiamo diretti all'attacco, perché valutiamo magari un numero massimo di nemici per cui ci lanciamo all'attacco, almeno per coglierli di sorpresa. Siamo in tre, direi che facciamo che se sono più di quattro Drow non ci lanciamo proprio a capofitto. Poi magari mi dirai la tua idea. Altra cosa. Il Il nostro obiettivo qual è? nostro obiettivo Catturare è quanti drow? catturare tre. L'Abolet sembra fare bene i suoi conti. In Un realtà servitore per un credo servitore. ne bastino anche due, visto che non credo che il drago per lui abbia un valore, cioè non sembra averlo per nulla considerato. Non rischierei. No, infatti, nemmeno io. Hai visto com'è andata. Non è una creatura che è così Questo significa aperta. che non dovremmo uccidere nessuno, giusto? No, quando sarà il momento, cercheremo semplicemente di tramortirli e catturarli in qualche modo, portarli via. Almeno per ora. E questa è l'idea.
Quindi nel caso in cui siano più di 4, come evitiamo, agiremmo? Direi di evitare il combattimento. Giriamo da un'altra parte, cerchiamo magari un loro appostamento un po' meno affollato, diciamo così. Nel Ma, caso sì, conviene che parli tu, Enyuk, visto che sei... Beh sì, sì, se proprio ci dovessero cogliere di sorpresa e dovessero essere numerosi, chiaramente dobbiamo cercare di evitare il combattimento, quindi magari farò finta che siete i miei prigionieri e... Potremmo e essere... Visto... Beh, un prigioniero con questa spada qui sulle spalle è poco credibile. Direi che potremmo spacciarci per le tue guardie, i tuoi servi, sì, di quello che bene. Devi. D'accordo, e magari che vi sto scortando via su al terzo livello, senza entrare troppo nel dettaglio. E se dovesse chiedere? Dobbiamo avere qualcosa di solido. Devi essere pronto a rispondere a qualsiasi cosa. Non dobbiamo rischiare. Dirò che vi sto portando nella cittadella di Dru, che abbiamo incrociato qualche tempo fa. Un tributo per Triss. Potrebbe andare. Chi è Triss? È il capo di una cittadella Dru che abbiamo trovato nel piano precedente. Magari non... Tributo è sbagliato, hai ragione, schiavi e per fare il lavoro sporco per conto di Triss. Beh, potremmo fingere anche che tu ci abbia incantati, ad esempio. Sì, va bene. Certo. Per non destare sospetti, magari. D'accordo. C'è un'altra questione. Banda, io e te è da un po' che non usiamo gli orecchini, vero? Per esatto. Comunicare. Beh, in realtà no, li abbiamo usati sotto il lago. Beh, perfetto allora. E ricordiamoci di provare ad usarli periodicamente. Quando funzioneranno di nuovo vorrà dire che sarà passato un giorno e dovremo tornare qui. Non abbiamo... Sinceramente non mi vengono in mente altri metodi per capire quando è passato un giorno. Quale sarebbe questo metodo? Non ho ben capito. Io e mia figlia portiamo questi e glieli faccio vedere. E ci permettono di scambiare pochi messaggi telepaticamente e al giorno, quindi si ricaricano dopo esattamente un giorno. Li potete usare anche adesso? Non ricordo no, se ci sono rimasti dei messaggi, ma credo di no. Non so di no. Banda li ha finiti sicuramente. Non mi ricordo io se forse non li avevo. No, forse io non li avevo più usati. Vabbè, nel dubbio, provo. Tanto li uso, tanto stiamo insieme. In questo caso io seguirò le vostre mosse, quindi quello che farete voi farò io, visto che sì, voi potete comunicare. Cerchiamo di stare sempre vicini e intanto io nel caso provo a mandare un messaggio a Banda, se va mando una parola a caso, prova. Sa, prova, li sprechiamo e così sappiamo che sono azzerati. Dovremmo tornare indietro. Se hai ancora delle possibilità di uso di questo oggetto, mantienili per il momento opportuno. Magari davanti incontreremo, potrebbe essere utile per voi parlare e io mi accoderò a quello che farete. Va bene, allora Wanda, pensaci tu ogni tanto a provare a mandarmi dei messaggi. Appena funziona, vuol dire che è tempo di tornare. Ok.
proposito, dove andiamo? E già Alessia si ferma mentre state parlando davanti a un bivio che vedete poco oltre la spiaggia, destra o Sì. sinistra. E nel momento in cui lo dice, vedete dei pipistrelli che passano da un cunicolo all'altro. Un'ultima cosa a cui pensavo, e in questo chiedo consiglio a te, Jalester. Io ho questa e gli mostro la pergamena di inviare. Avevo intenzione di trascriverla per poi magari poterla usare più spesso in futuro, però è una situazione d'emergenza. Nel caso, stavo pensando che potremmo usarla per mandare un messaggio alla Lord Svelata. Dirle che abbiamo compiuto la missione e che però abbiamo urgentemente bisogno di una mano per liberare Gilda. C'è una cosa che ti sfugge. La Lady Svelata ci ha inviato qui sotto. Ok, tu meno, ma io e Gilgalad l'abbiamo fatto volontariamente, ben sapendo i pericoli. La Lady Svelata ha mandato noi perché non ha altre risorse al momento da inviare. Il problema è che non abbiamo possibilità di rinforzi. Su questo è stata ben chiara. Vabbè, nel caso in cui si dovessero mettere male le cose, vorrà dire che la useremo per parlare, per inviare quantomeno un messaggio a Mashun o a Jarlax, oppure tramite quello che ha dato a Banda. Ci Sai penseremo nel momento del bisogno. come la penso su Mashun? Non credo Lo che. so. Io direi di affidarci a noi stessi e basta. Sì, Io eviterei di contattare Manshun. ma io lo dico solo come misura d'emergenza, non ci vorrei crepare qui sotto. Master, io intanto che loro parlano, voglio provare a capire se la direzione in cui si muovono i pipistrelli può essere legata a qualcosa che ci può indicare la strada. Tirami natura. Ok, Ma più che altro si sono mossi questi pipistrelli quando ci siamo avvicinati noi. 8. 8 che però in realtà è Ah un no, scusa, 12. 12. Sì, più 4. Esatto. Andy, i pipistrelli si sono mossi in realtà quando vi siete avvicinati ai cunicoli, ma arrivavano da più profondo al cunicolo di sinistra e sono andati in quello di destra. Wanda, tu non sei esperta, però se si muovono i pipistrelli e con i loro tipici versi, potrebbe significare varie cose, come che siano semplicemente a caccia, che si stiano muovendo da un luogo dove magari hanno la tana a un altro più ampio. Però che ti sia utile a te in questo istante, però quello che hai capito è che comunque si sono mossi dal cunicolo di sinistra e stanno andando in quello di destra, che anche a occhio mi sembra più ampio. Io andrei verso quello di destra comunque. Io apro un po' la mappa. La faccio vedere anche a loro. Sì, si vede. Anzi, ora la Allora, metto a pieno schermo così anche chi ci guarda la può vedere bene. Noi veniamo. Ah, si vede anche il mio puntatore su. Sì. Perfetto. Allora, noi veniamo da questo passaggio qui del lago.
abbiamo fatto questa risalita e siamo scesi presumibilmente alla prima spiaggia, che dovrebbe essere questa. Scusate, qui. Io non lo vedo il puntatore, però, cioè non vedo neanche la mappa in realtà. No, vabbè, parliamo della live. In live. La mappa te l'ho mostrata prima, però te la faccio rivedere. Se tu in teoria La mappa dovresti è... vederla. Adesso. Sì, esatto, era aperta. Okay. Allora, vabbè, dalla parte centrale dove c'è più acqua, dove c'è il lago e l'isolotto centrale, noi siamo risaliti sia tramite questo corridoio in alto a sinistra. Esatto. Quindi abbiamo rifatto il fiume controcorrente e siamo scesi nella prima spiaggia a destra. Noi ci troviamo esattamente in questo bivio qui. C'è questo cunicolo un po' più stretto, questo passaggio un po' più stretto verso nord. Mentre se andiamo a destra c'è il famoso burrone e c'è un'altra deviazione verso nord, dove andiamo verso quelle strutture circolari, quei cunicoli circolari. Dovremmo andare verso di là. Esatto. Quindi il corridoio da prendere è questo qui, verso destra. Avanziamo lentamente, cerchiamo di capire un po' come si sono organizzati. Come avanzate? Tutti e tre compatti, chi davanti, chi dietro, come dite? Io sicuramente avanti, che chiaramente tengo la visione al buio superiore. E quindi già Lester, se Vanda, tu sei davanti... Io preferisco che stai vicino a me, Vanda, quindi già Lester, se non hai niente in contrario, chiudi tu la fila. Niente in contrario. Faremo così. Ok. Ok, quindi Vanda vai dietro ad Engivuk e Jalester invece fa da coda al gruppo. Ok. Come avanzate? Vediamo. Furtivi, direi. Sì, furtivi. Ogni... Ok, allora intanto tiratemi il primo tiro di furtività. Ogni 3-4 passi ci guardiamo intorno. più che altro soprattutto sull'udito, tanto cioè mi concentro molto sull'udito, anche perché con la vista dovrei vederci abbastanza decente. Avete un più 10, quindi 21 per Vanda. Già Lester ha fatto 5, ma sarà un 15. Engiuk ha fatto un 4, ma sarà un 14. Quindi 21, 14, 15. Controllo una cosa al volo. Ok. Ok, perfetto. Avanzate lungo il cunicolo fino a che davanti a voi, Engiuk, vedi degli strani tronchi, che in realtà non sono tronchi, sono la base di alcuni funghi. E la caverna si apre. Vedete dei fermo lì, vedete dei... Sì. Vedete che ci sono effettivamente questi pipistrelli che erano andati lì e stanno girando e facendo i loro versi, facendo le loro cose. A un certo punto sentite Engivuk e anche Vanda qualcuno, e non capite bene da dove perché ho vattato un po' lontano, che parla in elfico, e sentite anche una lontana risatina. E poi e vedete delle frecce che partono, almeno Engivuk le vedi perché hai una visione un po' più ampia, Vanda fatica un po', e vedi che queste frecce si vanno a conficcare in un paio di pipistrelli che stavano volando e che erano appena entrati nel cunicolo. E i pipistrelli cadono a terra. Continuate a sentire parlare, e vi ho detto che è elfico perché ovviamente voi due lo riconoscete. E sentite un'altra risatina. Poi il silenzio. Io sussurro a Engiuk. Hai sentito? Sì. Ma in quanti... In quanti erano? Un paio?
Master, quanti me ne sembravano? Non avete idea, sicuramente più di una. Lo so, sicuramente almeno due persone. Beh, parlavano elfico. Dovrebbe essere true. Che sia già l'occasione giusta per catturare qualcuno. Ma i drone a caccia di pipistrelli? Pipistrelli. Ah, qui sotto si va a caccia di qualunque cosa. Partono altre due frecce. Stavolta una sola becca un pipistrello e l'altra no. E sentite, sempre che parlano basso, però sentite solo una frase un po' più alta che riuscite a distinguere qualche parola. Idiota, non l'hai beccato. Ma prova a mandare Hathor furtivo là dove sento queste voci, in quella insomma nella direzione dove stanno queste voci. Ok, Hathor vola, e giusto? Hathor vola, però sto pensando di mandarlo più camminando, insomma, comunque un... Ok. Al tipo lucertolina. Sì. Ok. Allora, quanto è il raggio del passare senza traccia? Intanto tirami furtività per Hathor e poi mi dici il raggio, così capiamo per quanto tempo avrà. Mi pare poco. Mi sembra 9 metri a me, però è meglio che tu me lo dica tu. Dovrebbero essere 4 caselle in teoria. Ogni creatura entro 9 metri. Ok, quindi... Tirami furtività con Hathor. Che ha una furtività più 4. Tiene proprio un bonus suo. Ok. Okay. Ha tirato 21. Ok, ha tirato 21. Pur senza il mio bonus, insomma. Hathor comincia a girare e a andare in giro per la caverna. E lo vedi sparire alla vista a un certo punto, perché va dietro gli anfratti, poi si impila in un tronco, poi lo senti che si arrampica su uno dei funghi, cioè lo vedi che si arrampica sui funghi perché è molto silenzioso, e poi sulla parete di roccia. Io considero Hathor come diciamo, come posso dire, una creatura a sé che comando io, cioè non è che gli ho dato io il comando, ovviamente, però dico sì, perché sì, voglio anche interpretare Hathor in questo caso, insomma. Gli puoi dire dove va precisamente, quindi considera che... No, diciamo nel momento in cui Hathor semmai dovesse arrivare più o meno in prossimità di questi elfi, sì, o draw, quello che siano, di mandarmi telepaticamente, invio telepaticamente un'immagine ad Engibook, proprio l'immagine di quello che vede. Ok. Che è tra le sue capacità. Ok. Vedi che a un certo punto, io l'ho messo anche nella mappa, Hathor, così in teoria lo puoi anche muovere. Mm-hmm. Vedi che a un certo punto lui si arrampica, va, gira prima davanti a te, quindi va proprio esattamente davanti nella caverna e si infila in questi funghi sopra, sotto, vedi anche questi pipistrelli morti, li annusa e poi si muove e va verso sinistra perché sente alcuni rumori. C'è, ora che vedi anche tu verso dove sta andando Hathor, un crepaccio, una specie di una parete rialzata che va nell'oscurità, alta almeno 3 metri. Hathor si arrampica, arriva al bordo e ti manda l'immagine di due drow che stanno lì a ricaricare la balestra nell'oscurità e a mirare. E guardano esattamente nella direzione opposta a quella da dove siete venuti voi, quindi da questa direzione qui. E io ti mostro i drow sulla mappa. Ah, non avevo capito, quindi questi...
e stanno guardando da questo lato qui. Se lo, ecco, dove sono i dei ping qui. Ok. Va bene, appena mi arriva l'immagine... Hathor poi si è immobilizzato, perché l'ordine era quello lì, e si è immobilizzato, mo sta lì, per non farsi vedere. Notare. Cosa fa? Va bene, va bene. Va qui. Se c'è... Se c'è un... Dove sta questo? Questo è un tronco? Sì, alla base di questo punto rialzato, di questa caverna, c'è il tronco. Però è a terra. Va bene, sì. Sì... Si, si nasconde momentaneamente dietro quel tronco. Insomma. Allora, tirami un altro furtività. Dieci. Ok. Hathor sta per scendere quando fa cadere qualche sassolino da questo crepaccio. Okay. E uno dietro abbassa lo sguardo. Che cazzo di pipistrello? Si sporge e attorno e si infila nel tronco. Okay. E poi senti altre voci in elfico come Engibook, però non riesci a capire bene. Allora, ho mandato Hathor, mi ha appena mandato l'immagine di quello che ha visto. Ne sono due. E il problema è che sono su un livello un pochettino più alto. Sono praticamente sul bordo di un crepaccio che non so se riusciamo a raggiungere. Stanno guardando dall'altra parte, però magari se ci avviciniamo con calma non ci notano. Il problema è riuscire a raggiungerli. Intanto le voci si sono affievolite. Avete sentito qualche rumorino in lontananza e poi non sentite più le voci né frecce partire. Ok. Beh, li possiamo attaccare. Provo ad avvicinarmi un po', cercando con gli occhi di vedere più o meno, di scorgere quel crepaccio. Ok, tirami furtività perché vi siete mossi, questo è un nuovo movimento. Nel frattempo mi avvicino anche ad Hathor per riprenderlo, insomma, per riprenderlo con me. Di nuovo 4, quindi 14. Io 18. No, vabbè, ti stai muovendo dietro Engibook, tu Wanda? Se no non c'era bisogno. Ah, ok. Quindi 14 e 18, e 28 o meglio. Wanda sei molto molto silenziosa, mentre Andy qualche passo, più che altro questo legno, tra virgolette, questi gambi di fungo, sono ovunque. E più li cerchi di evitare, più ne pesti altri. Per fortuna che la tua magia ti protegge, però non così tanto, qualche scricchiolio lo provochi. A un certo punto però, mentre stai guardando il crepaccio e vedi effettivamente a 3 metri d'altezza questa cornice di pietra, diciamo, però è vuota, però vedi un'ombra più avanti che cammina lungo la cornice e fa un salto e vedi di nuovo uno dei drow. Al momento gli sta dando le spalle. Ah, io proprio subito fermo un attimo Wanda. Quando ti fermi, lui, che hai fatto questo scricchiolio, lui si è girato un attimo, si gira un attimo, e poi torna a camminare in avanti. In che direzione? Cioè non verso di me? No, nella direzione opposta. Dopo pochi secondi sentite shiu, e vedi conficcarti ai tuoi piedi due frecce. Fermi. Porca troia.
E dall'oscurità vedete che escono questi due drow. Uno lo vedi molto vicino, l'altro un po' più lontano. Uno sta a circa 4 metri d'altezza, un altro anche di più, a 6. E tengono le balestre puntate. Le frecce ancora vibrano a terra. Chi siete? Io con le mani alzate. Scusate, fratelli. Sono Hathor, mi chiamo. E sto scortando due pedine su verso la cittadella, ma a quanto pare la corrente del fiume mi ha portato sulla spiaggia sbagliata. Dove È solo per questo che non sono? ti abbiamo crivellato, fratello. Era ora che Trissa mandasse qualcuno. Qui c'è il vostro accampamento. Come hai detto che ti chiami? Hathor. Casata? Casata. Vengo da parte di Trissa. Ovviamente. Bene, allora sei il benvenuto. Chi porti? Ha importanza? I loro nomi hanno importanza. No, cosa? Dei nomi non ce ne frega nulla. Ah, beh. Sono due guerrieri qui. Possono essere utili per fare lavoretti che non vale la pena per noi sporcarci le mani. Vedi che il drow, quello lì più vicino, abbassa la balestra e salta dalla cornice. È a terra. E si dirige con calma verso di te, mentre l'altro rimane lì fermo con le balestre puntate. E si avvicina. Cos'è lo spilungone lì? E indica Jalester lì dietro di voi. Ah boh, all'inizio pensavo avesse qualche brutta malattia, ma l'ho messa alla prova, ci sa fare. Questa piccoletta e guarda con un po' di schifo Wanda. Questa piccoletta, anche se non sembra, sa il fatto suo. Intanto. Lui ti mostra, cioè scusami, ti porge il braccio. Io sono Rild e ti stringe la mano, se gliela stringi, alla presa da guerriero, quindi al polso. E gliela stringo. Quali nuove da Triss? Sono settimane che aspettiamo qualcuno qui sotto. Beh, lo sai com'è. Sta più chiusa lì nel suo tempietto con Ma tutto quello che gli portiamo, insomma. è quello che ripetono sempre Melit e Tirza. A proposito, le vuoi. Ti accompagno da loro. Saranno loro a decidere. Troppi nomi. Fammi capire un poco, ma in Cioè, quanti Trissa ti siete ha qui? mandato qui sotto senza dirti nulla. Ma in realtà forse aveva detto altri nomi, ma al momento queste 40 piedi. Mentre parlo. Ok. 40 piedi. No, niente, no, no, non mentre parlo, aspetto un po'. Ma sinceramente, mi devi scusare, ma un po' troppi nomi, mi ha detto solo dove dovevo venire, ma poi lo sai com'è fatta. Parlava e giocava lì. Vedi questo drow che ghigna e adesso che sta davanti a voi lo potete vedere un po' meglio. È vestito con una casacca nero pesce
anche un mantello nero, però molto corto, più che altro più per il freddo che per le apparenze. La cosa che vedi è che già i drow sono di colorito scuro, ma vedi che loro si sono anche sporcati un po' il volto con qualcosa di nero, sai, non riconosci bene se pece, se per mimetizzarsi ancora di più nelle ombre. Sotto questo mantello vedi che ha due sciabole agganciate ai fianchi, la balestra abbastanza pesante, ha un ghigno sicuro. E adesso che lo vedi in faccia, sotto e almeno nei punti liberi dalla pece, vedi che ha parecchie cicatrici. I capelli sono abbastanza corti per essere un drow. Anche questi sono scuriti, quindi non sono del bianco tipico, ma sono piuttosto scuri. E dai movimenti, da come ti ha stretto il polso, dall'aspetto, sembra essere un guerriero abbastanza esperto. E tu che sai un po' come funzionano le gerarchie, se lui è un uomo e sta mantenendo una posizione di guardia, non è uno qualsiasi, né il suo compagno. Perché i ruoli principali vengono dalle delle donne, sono. Quindi se lui è uomo e sta qui, sai, tu che vieni dalla loro società, che non deve essere un quacquaraquà. È lontano la vostra cittadella da qui? No, per niente. Cittadella. Magari. Non so cosa ti ha detto Triss, ma abbiamo più un avamposto. In quanti siete? Poco più di una decina. Avete già qualche missione da dare a questi due? Ah, certo. Non so se lo sapete da quando siete qui arrivati, ma c'è un bel casino su questo livello tra uomini pesce e quel dannato Abolet nel lago. Per ora stiamo aspettando. L'Abolet è troppo potente per noi, gli uomini pesce sono troppi. Matrizza ci aveva promesso dei rinforzi. Certo, senza Faceactor, ma a meno che tu non sia un combattente incredibile, in tre non cambierete le sorti di questa attesa, però potremmo fare qualcosa di più. Guarda, in realtà ti assicuro che Più che possiamo fare altro, la differenza. scusa se ti interrompo, ma è la prima volta che ci arriva un drow con due pecce come quelle. Com'è che Triss ha accettato di inviare dei non-drow? Siete così messi male su alla cittadella? Ma guarda, non so che cosa sia successo, ma c'è stato un casino ultimamente lì. Deve essere passato qualcuno, ha fatto veramente una carneficina. Cioè? Ho saputo di almeno 7-8 drow mutilati. Non lo Che so che cazzo stai dicendo? cosa è successo. Ma la situazione è tornata normale, però Trissa chiaramente era parecchio irritata da questa cosa e forse avrà deciso di tenere i drow per sé, almeno per ora. Tira un ingannare, con vantaggio perché Non ho avendo detto fatto il nome di completamente una Triss, cazzata. esatto, sia non hai messo sia all'inizio te la sei giocata bene, sia perché non hai detto tutte cazzate. Ok. Tirato un 20. 20 Cioè, naturale. beh, 20, 20, no, aspetta, sì, 20, 20 naturale, 26, vabbè. Lui ti Quindi guarda, fa cazzo,
Non me l'aspettavo che ci fossero tutti questi problemi sulla cittadella. Però, che palle dover lavorare con queste merde. E si avvicina a te, Wanda, e ti prende il viso tra le mani, te lo gira un po', come, veramente come se fossi un oggetto. Cioè, ti Io scuoto gira. la E testa. Io scuoto la testa. lui ti dà uno schiaffo, subito Ma proprio. come? Madonna mia, io proprio. Cos'è? Si ribellano e ti guarda un attimo a te, Engluk. Guarda. Mi ci è voluto tempo per educarla. A te, Wanda, ti brucia tantissimo la guancia. Non perderci tempo anche tu, lascia fare a Sì. me questa. Sono incazzatissima. Li gestisco io questi due, non ti preoccupare. Con la coda dell'occhio vedi che Giales sta serrando fortissimo la mano, però sta immobile e anche il volto è impassibile. Il Drow torna da te. Allora, mi segui? Andiamo da Melith, dai. Te la presento. Andiamo. Fa un fischio e anche l'altro drow scende. Quando si avvicina, vedi che come equipaggiamento è molto simile al suo compagno, mentre il volto è un po' più scavato. Sembra essere un po' meno in salute di Rild. Io sono Lauz, dice mentre si avvicina e ti stringe anche a te il polso. Poi guarda, sempre di sottecchi e sempre con lo stesso schifo, sia Wanda sia Jalester, e si mette alle loro spalle, con la balestra puntata su di loro. E mentre invece. Mentre invece l'altro, Rild, ti mette la mano sulla spalla e fa: tranquillo, se ne occupa lui. Se si muovono, morti, stecchiti. E ti scorta in avanti. Vi lasciate condurre? Sì, solo io faccio un attimo. Allora, lui sta davanti a me. Sì, se puoi mettila in un'altra scheda, cioè aprila in un'altra scheda, non so se. Ah, come pop-up, dici? Esatto, come pop-up, così non si vede in. Perfetto. Ok, sì, ok. Allora, lui sta davanti a me, l'altro sta lontano. Ok, colgo un'occasione che sta un attimo. Cioè, no, ora sono avvicinati. Cioè, in questo momento lui è andato Sono. avanti con te vicino. Se lo stai seguendo perché ti sta tenendo per una. Sì. Cioè, ti ha cinto le spalle con un braccio. Ti sta portando in avanti verso la caverna che mo la vedi sempre più ampia, sempre più alta. E davanti a te vedi anche che a un certo punto c'è quel famoso baratro con un tronco inserito appare da ponte. Diciamo. Lui però a un certo punto si ferma e no, no, non andiamo di qua, di là, e gira verso un cunicolo a sinistra, quindi potete avanzare. Vi mostro io qua, intanto metto Teresa. Ok, ti si rivede tutto ok. Già l'essere ovviamente vi segue. E potete procedere tranquillamente nel cunicolo. Considera che lui intanto ovviamente ti leva la mano dalle spalle dopo il primo momento e Meno procede insieme a te. Dai, raccontami un po' come sta andando su. Io qui. Questo lavoro è terribile. male. Come mai? Come ve la passate qui? Poco cibo. Poca acqua. Questi cazzo di funghi ormai mi danno il volta stomaco. Mangiamo solo quelli. Che Beh, palle. a saperlo, magari la prossima volta porto qualcosa. Avrebbe dovuto Mangiamo. saperlo e come.
Beh, lo sai com'è. Ma tu piuttosto, quali sono le istruzioni di Trissa? Cosa ti ha detto? Ah beh, sembra che stia ancora conducendo delle indagini riguardo a quello che è successo e che quindi probabilmente loro staranno facendo questo lavoro lì, perciò non li ha voluti spedire qui a parte me. E che io avevo sentito delle voci riguardante qualcuno qui a Porto Teschio che forse sapeva qualcosa riguardo a questa carneficina. Però dovevo finire prima questo servizio, questa consegna. Anche se lì a Porto Teschio pure non so. Non È sono un bel così casino. collaborativi. Sì, è una città Beh, prima incasinata, difficile. prendiamo il controllo di questi livelli e prima potremo prenderlo su Porto Teschio e su quello che verrà. Venite, si gira e adesso sbucate in una sala un po' più grande dove ci sono molti meno funghi, adesso non ci sono. Sulle pareti ce ne sono molti che sbucano. C'è anche qualche pipistrello che continua a vagare in questa oscurità totale, in cui voi, mezzelfo, drow e poi un genasi come Jalester vedono, ma non c'è alcuna torcia, niente. L'unica luce proviene da questi funghi fosforescenti, azzurrognoli, che crescono qua e là, ed è comunque una luce fievolissima. Arrivate in questa ampia grotta che però è molto dissestata ed è difficilissimo camminare normalmente, nel senso che ci sono rialzamenti del terreno, della roccia, molto strani a diversi livelli, scalini, scaloni, non c'è proprio una strada univoca. E quindi il drow, Rild, comincia a guidarvi saltando da uno sperone di roccia all'altro. Ci siamo quasi. Ma Master, io non riesco a spostare la mia pedina. Tira, te la sposto io. Finita incastrata nel muro. Era finita incastrata nel muro, esatto. Quindi c'è sempre un drow alle vostre spalle, e uno che vi precede. Quindi siete sempre in mezzo al drow davanti e al drow dietro. C'è Engivook che ti considero come punta insieme all'altro drow Rild. E mi dovete fare un attimo una prova di destrezza per saltare da uno sperone di roccia all'altro e non farvi male mentre vi guida il drow. Destrezza pura. Destrezza pura. No, no, scusatemi, o atletica o acrobazia, vostra scelta. Ah, ok. Ventiquattro. Ok. Teresa cara faccia a Raga. terra. Raga, ma È un bel sempre. 3 per Wanda. Allora, quello che succede è che cominciate. Engivook e Jalester. Engivook, vabbè, lo segui tranquillo proprio il drow. Ci stai proprio appena dietro. Anzi, tu appena fa la sua mossa, aspetti giusto che fa un altro passo e fai la sua stessa mossa. Proprio lo segui. Proprio come i fantasmi nei videogiochi che se segui la tua ombra. Tu la stessa cosa. Jalester, meno agile di te, ma comunque molto più atletico, quindi è molto più muscolare, diciamo, meno aggraziato, ma più muscolare, però riesce tranquillamente a saltare. A un certo punto, mentre Wanda fa un salto e prendi male le misure, quindi praticamente arrivi dall'altra parte di punta e bo-bo-boom, e sbatti a terra violentemente e prendi una bella Una botta di faccia testata. sullo sperone e ti prendi 3 danni. Magari E mi sanguina anche il togliti due naso. denti. Magari mi sanguina anche il naso. Il drow dietro di te comincia a ridere, una risata roca, anche non molto in salute.
E dopo un po' senti la mano del drago che ti stava dietro prenderti la schiena per la casacca e alzarti di peso. Ti alza e ti rimette in piedi e poi ti spinge. Feccia. Vabbè, io sto zitta, evito di parlare. Tu, Engivuk, Sei hai me. vago, cioè senti solo il rumore, poi però non sai bene cosa sta accadendo, Che è cioè ti dovresti successo? fermare e girare se vuoi proprio capire, se no semplicemente senti un po' di tafferugli, però senti una risata, quindi tu più o meno stai tranquillo. Vabbè. Arrivate dall'altra parte della stanza a est, dall'altra parte della caverna, e cominciate a vedere stavolta un po' di luce. Che proviene dal cunicolo a sud, quindi vi potete spostare, potete andare verso esatto. A sud cominciate a vedere delle luci provenire da delle lanterne. Però la prima cosa che vedete, potete anche entrare nella stanza, dove vi porteranno lì dopo il cunicolo. La prima cosa che vedete è anche qui un grande sperone di roccia molto alto, su cui ci sono tre drow che fanno avanti e indietro. Quando vedono Rild, salutano, e quando vedono voi fanno una faccia perplessa, aggrottano le sopracciglia, soprattutto non tanto a vedere Hathor, ma alias Engivuk, ma tanto quando vedono Vanda e Jalester. Quindi c'è un breve scambio di battute, tipo, ehi, chi sono questi? E quello dice, ah, lasciala, sto andando da Melit, lascia fare. E vi comincia a far passare nella loro base, nel loro avamposto. Vedete che effettivamente questa stanza molto grande è semplicemente organizzata come un magazzino, dove ci sono molte casse, barili, e riconoscete che il legno di queste casse, di questi barili, di tutti gli utensili che vedete, è lo stesso legno in cui si era nascosto prima Hathor, quindi è legno di fungo. Vedete anche parecchi funghi che crescono. In questa stanza non vedete altri funghi se non quelli color beige con le striature tutte colorate, rosse e gialle. E Rild fa: non li toccate quelli. E cammina proseguendo verso sud. Perché? Stai zitta. E lui prosegue, ti ignora. Non capisco perché mi tratti così. Io lo dico sul serio. Lui si ferma e si gira. Ti guarda. Sei una nullità. Quindi stai zitta e segui il tuo padrone, piuttosto. Devi lavorare un po' sulla Infatti, disciplina, Hathor. tranquilla, dopo, tranquillo, dopo mi vedrò di lezioni e la guardo, cioè, fai silenzio. Un po' detto proprio quella cosa, un po'. Ci sono delle lanterne qua e là accese, che fanno quindi un po' di luce, più che altro per scacciare le ombre negli angoli, però in realtà rendono questo luogo ancora un po' inquietante. Non è molto accogliente, sia perché questa presenza di questi funghi, comunque questa caverna è un po' bassa, un po' claustrofobica. C'è anche non puzza di chiuso, però puzza di umido, puzza di persone che vivono da settimane lì dentro, quindi non è, insomma, non è un luogo molto accogliente. Lui gira tutto il costone di roccia e vi porta nel primo cunicolo a est. Ti fa una pacca sulla spalla, fa. Dai, andiamo. Tu, Lauz, torna in postazione che arrivo subito. Quello che vi ha ascoltato finora se ne va e se ne torna alla sua postazione. Rimane con voi solo Riold che vi porta in questa stanza. Vi ci metto. Ah, ok, tu già l'hai vista, perfetto, già l'avete vista, andate pure lì. Ve la descrivo. Al momento nella stanza ci sono due drow, tutte e due femmine, ovviamente. C'è un grande calderone e un fuoco acceso sulla destra,
dove vedete appeso una grande pentola di rame. Cioè, una delle drow siede a una scrivania in legno, sempre, immaginatevi sempre questo legno uguale, sempre dei funghi, e sta leggendo un libro con le gambe accavallate. L'altra, invece, se ne sta di fronte a una specie di santuario, un piccolo santuario, che Engivuk tu riconosci subito come essere un santuario di Lolt, la regina ragno dei drow. Ragno. Sembra che l'avete prese, insomma, in un momento in cui lei stava pregando, sta salmodiando qualcosa davanti a quest'altare, l'altra drow seduta alla scrivania che sta leggendo questo libro. E poi ci sono alcuni, c'è un piccolo forzierino in un angolo, sempre nello stesso tipo di legno, e altri utensili. Tra l'altro ci sono anche due giacigli e sopra al fuoco è impalata una creatura che non riconoscete molto bene, sicuramente del profondo buio. Engivuk, ti hai dei lontani ricordi, però da qui a sapere esattamente cos'è non lo sai. Ha l'aspetto di una specie di piovra con le ali. E sta impalata a cuocere su questo fuoco e accanto a questo calderone di rame. Quando entrate, la drow che stava davanti all'altarino di Lolt e che tiene una lunga tunica, anche lei nera, si gira e sul petto vedete inciso il simbolo dello scarabeo. Quindi quello che avete scoperto essere della casata Avrindar di Trissa. L'altra drow invece tiene una tunica un po' più elegante e meno da avventuriera, tra virgolette, meno da guerriera, quella che sta seduta a leggere il libro, e ha un vestito verde scuro, verde torbido. Aspetta, non ho capito, questa è quella sulla destra? Sì, allora questa qui, okay. A sinistra, ve la faccio vedere anche in mappa all'interno della live. Quella a sinistra è la drow seduta alla scrivania. Okay. Beh, si stanno vedendo un attimo i nostri personaggi. Sì, sì, sì. E invece quella a destra è quella che sta davanti all'altare di Lolt. Che tra l'altro, scusatemi, l'avevo messa. Eccolo qua, questo è l'altare. E questa è la scrivania. Okay. Ecco, scusatemi, l'avevo pure messa male. Ecco qua. Davanti all'altare alla scrivania. Invece sulla sinistra vedete i giacigli. Ah, ok. Quella in piedi che stava davanti all'altare smette di salmodiare e si gira. E c'è Riold che fa: Melit, porto i rinforzi che ci aveva promesso Trissa. Sono solo 3. Non è colpa mia. Ti lascio a loro. Lei si gira. Qual è il tuo nome? E guarda te, Engin. Io con un inchino della testa mi chiamo Hathor. Servo amante. Servo e amante. Allora inginocchiati. E mi inginocchio. Lei fa un paio di passi in avanti, molto molto pomposa. Mentre l'altra continua a leggere il libro, ogni tanto alza lo sguardo, però non dice niente. L'unica cosa che fa è guardarti di sottecchi, e anche gli altri due. Perché porti due non drow qui? Come spiegavo prima alla guardia, è successo qualcosa su da Trissa. C'è stata una perdita di drow attaccati da qualcuno, qualcosa, non lo sappiamo ancora bene, e a quanto pare questi qui mi hanno dato dimostrazione di essere utili. Erano prigionieri, ma è stato difficile catturarli. E sono poi utili, sì. Conoscono un po' di questo luogo.
quindi ho pensato che potessero andare bene, o meglio, Trissa ha pensato che potessero andare bene. Hanno già esplorato questi posti. Sono perfino stati nei pressi del covo dell'Abolet. Arriveremo anche a quello. Non abbiamo molto cibo da condividere. Dovrete accontentarvi dei funghi. Non c'è problema. Abbiamo anche visto dei pipistrelli che possono anche dare una certa fonte di proteine. E ti posso assegnare un giaciglio per te. I servi si arrangiano. Io devo tenerli sotto stretta sorveglianza, quindi dormiranno a terra vicino a me. Ovviamente. Dov'è che posso stare? Dopo ti farò accompagnare da Rild al tuo giaciglio. Adesso parliamo di cose serie. Siete solo tre e io da Trissa mi aspettavo un contingente ben più ampio. Mi aspettavo almeno una ventina, una trentina di drow. Solo voi tre non credo che potrete essermi utili per uccidere o far scappare o impaurire tutta la tribù degli uomini pesce o di sconfiggere un Abolet, o sbaglio? Ma in realtà riguardo l'Abolet sto cercando di capirci un po' meglio anch'io. Dopo interrogerò questo qui e indico a Jalester. Qualcosa la so anch'io sull'Abolet. Il problema è che è una creatura difficile da gestire. Non sappiamo che cosa voglia fare qui sotto. È arrivato da poco. Dovremmo scacciarlo o ucciderlo. Ma in 10 o in 15 è impossibile. Dovremmo essere di più. Quindi, se lo spilungone ha qualche informazione utile, fagliela sputare adesso. Master, io voglio vedere cosa sta leggendo quell'altro. Tirami un percezione. Ho i miei metodi per tirargli fuori le informazioni che servono. E avrò bisogno del mio spazio privato. Sono cieca. Vi lascerò qualche ora per ambientarvi, poi vi assegnerò i turni. Turni di ronda, turni di guardia, e perché no, di esplorazione. Va bene. Proverò allora a dare informazioni che prenderò da questo tizio. Vanda, tu, mentre stai cercando di guardare il libro della drow che sta seduta, non riesci a capire perché tiene una mano che sta prendendo appunti, scrivendo, facendo, non lo sai, quindi non riesci bene a capire. Però in compenso lei si accorge che la stai guardando fissa e incrocia il tuo sguardo e ti sorride. Un sorriso molto caldo e accogliente. Ah, piccola, avvicinati. Vieni, vieni. Non essere timida, vieni. Guardo Angivook e mi avvicino. Quindi ti avvicini alla scrivania? Sì. Ok. Quando ti avvicini, vedi che questa drow sta scrivendo, fondamentalmente tu lo sai, lo capisci al volo, probabilmente delle formule magiche, degli incantesimi o qualcosa del genere. Sicuramente quello è un libro di incantesimi. Ti piace? Vieni, avvicinati, vieni.
Mi sporgo sul libro. Quando ti sporgi, lei cerca di prenderti la testa e sboom, te la sbatte sul tavolo. Veramente? Cioè, lasci fare o fai qualcosa? No, aspetta un attimo. Cioè, io mi avvicino, lei mi prende la testa. Sì. Ma sul serio? Sì. No, raga. Cioè, Wanda non se la può tenere questa cosa. Allora, se tu, no, se tu fai resistenza, facciamo una prova di forza contrapposta. Se vuoi fare resistenza. Faccio resistenza. Ok, ti dammi una forza, un tiro salvezza su forza. Fangulo. 20. Ok, ti prende per la nuca e ti sta tirando per farti sbattere con la testa sulla scrivania. Tu però te ne accorgi in tempo, metti una mano sul legno e ti blocchi all'ultimo secondo, rimani col naso proprio che sfiora il legno. Lei rimane un attimo rigida, poi ti spinge via e tu fai un passo indietro, giusto perché vieni, diciamo, vieni spinta all'indietro e perdi un po' di equilibrio, però rimani in piedi, non è successo nulla. Non guardarmi più, puttanella. Oh. La prendo Wanda per il braccio. Detto, ci penso io. Vieni con me. Attivo. E me la tiro via. Tieni in riga. E poi torna a prendere appunti sul suo libro. Vedi che Melit, cioè la Drow in piedi davanti a te, vestita con la casacca scura, nera come quella degli altri, però ha questo vistoso simbolo sulla tunica, non ha fatto proprio, cioè non ha mosso un muscolo per tutto quello che è successo. Cioè, percepite tutti la sensazione che vi stanno trattando, a parte a Engibook, come fosse dei soprammobili, delle cose proprio senza valore. Andate. Rild ti assegnerà un giaciglio, Hathor. Grazie. Tornerò appena avrò informazioni utili. E per vedere cosa farne di questo Abolet. E nel cunicolo torna Rild. Guarda prima te e poi guarda le due Drow, si inchina molto rispettosamente e vi scorta di nuovo nell'altra sala. Stavolta vi porta nella sala accanto, dove ci sono, in basso a sud c'è un'altra stanza uguale, nel senso che molto piccola, stretta, un po' claustrofobica, però ci sono vari giacigli. Ci sono anche due Drow che al momento stanno dormendo all'interno della stanza. E Rild vi indica quello dietro le casse, il giaciglio dietro le casse. Puoi prendere questo. Riposati qui, giusto un po', ambientati, fai un giro per l'avamposto. E a breve si comincerà a lavorare. D'accordo. Terrò già sempre questi due vicino. Sì, i due Drow stanno dormendo al momento. Stanno sui giacigli che ve li metto un po' meglio nella mappa, così capite, qua. Stanno dormendo, stanno sotto queste specie di coperte. No. Sentite? Sì, ma... Sì, eccomi. Ok, perfetto. Sì, ero un attimo caduto perché ho ricevuto una chiamata. Ah, ok. Però hai perso la mia cam. No, no, okay. vedo tutto ok. Per un attimo si era persa. Quindi dicevo, i Drow stanno dormendo, stanno sotto le coperte rannicchiati che ronfano, o meglio, uno ronfa, l'altro silenziosissimo. Rild, dopo averti indicato il giaciglio, se ne va. Jalester rimane accanto a te, zitto e muto, e si siede e poggia
si mette nella posizione del loto, diciamo, appoggiato alle casse e comincia a respirare cercando di, perché lo vedete che sta rigidissimo e tiene e sta proprio molto i nervi a fior di pelle, quindi sta cercando di calmarsi e sta respirando più profondamente. Io sono incazzatissima, quindi arrivo qui, mi tolgo lo zaino e lo sbatto al muro e mi siedo. Quando sbatti al muro lo zaino, uno dei drow che stava tutto sotto la coperta apre la coperta. Che cazzo fate? Lasciatemi dormire. E torna di nuovo sotto la coperta. Sembra che non si è manco reso conto che non erano drow quelli lì, ormai abituato, mezzo rincoglionito. Io, meno male, prendo Wanda. Siediti un attimo qui. Siediti a fianco a Jalester. Voglio che ti siedi a fianco a Jalester. Verso le casse, diciamo. Schiena le casse. Cerca di Va calmarti bene, un po'. prendo lo zaino e lo sbatto sulle casse. Vale, mentre lo fai. Certo che lo fa. Ti do uno schiaffo. Ok, aspetta. Intanto lei tira lo zaino sulle casse. E lo stesso Drow si leva di nuovo di scatto la coperta. Allora che cazzo. E poi ti guarda che c'è una mezz'elfa. Poi vedi un Genasi appoggiato. Che cazzo sei tu? Non ti ho mai visto. E guarda te, Hathor. Ci penso io, scusami, e do uno schiaffo a Banda. Quindi di nuovo la stessa o l'altra guancia, giusto per sapere. No, con la testa, quindi non lo Ok, so. no, no, la stessa, La stessa. dove già ti bruciava. Vaffanculo, fatemi dormire. Porca puttana. E di nuovo si mette la coperta addosso. L'altro immobile è Wanda è stato. incazzatissima. Lì si massaggia la guancia, La mette. vuoi smettere o vuoi mandare tutto a puttane? Fa, diciamo, i dati colpetti sullo zaino per farlo, per compattarlo. Però, cioè, lo fa un po' più forte del dovuto. Cioè, magari non fa forte proprio da Madonna mia, sto salmone. zaino, mo te lo levo dalle mani. Non forte da far rumore, però insomma si vede che è Ok. stressata. E metto la testa sul cuscino, cioè sullo zaino. Ok, già Alessere pure dopo un po', dopo che si è calmato, si avvicina a voi e si mette pure lui praticamente appiccicato a dove state e Sì. si mette a far finta di dormire, diciamo. E, Sì, possiamo parlare un attimo. sì, lui ovviamente sussurra bassissimo, ora per ragioni di live io Sto non sussurrerò tutte le frasi perché Certo. altrimenti diventa un delirio, però lui a voce bassissima chiede: e ora che si fa? Pensato che dalle informazioni che mi dai su Lapolet, magari ho pensato che potremmo convincere la matrona qui a farci andare magari in compagnia di un po' di rinforzi, magari tre drow A da fare qualche che? parte, qualunque cosa purché ci allontaniamo da qui con tre drow. Li ammazziamo, li tramortiamo e ce ne andiamo. Credo che basti portarli lì giù e poi farò tutto l'Apolet. E con quale scusa? Con che cosa gli diciamo? Andare tipo in una scoperta a fare un sopralluogo. No, dobbiamo pensare a quello che ho anticipato, che tu magari già sarei già stato lì, come è vero, e che magari potevi aver individuato un qualche,
punto debole, qualcosa nel tesoro che ci potesse servire, o un ingresso secondario, un ingresso, possiamo anche dirgli che sì, potremmo dirgli che abbiamo scoperto un nuovo accesso, magari o al lago, magari quello da dove sei scappato, perché insomma se sei qui. Però tu dici che loro rischino così tanto per un nuovo accesso al lago dell'Abolet? Forse no. Non lo so. È un rischio. Dobbiamo trovare qualcosa che gli faccia gola e che li convinca a darci per loro tre soldati. Non saranno niente. È una buona idea un nuovo passaggio, ma un nuovo passaggio per dove? Potremmo anche dirgli che lì giù c'è un tesoro o c'è cibo, ad esempio, visto che a quanto pare se mai sono... cibo. C'è magari sì, possiamo pensare ad un accesso secondario al covo dell'Abolet, dove c'è sicuramente del cibo che non è presente da nessun'altra parte del livello in abbondanza. Tipo cosa? E magari un animali che non si vedono qui, ma possiamo dire anche qualunque animale della superficie. Dubito che li conoscano. E magari anche un portale, potremmo dire. Magari ci mandano qualcuno, è la scusa di far venire con noi qualcuno esperto in qualcosa di magico. Ora che dici questa cosa, noti che in fondo alla stanza c'è un portale incassato alla parete. Qui. Ora mentre stai parlando. E se zoomi un po' si vede anche meglio anche nella... Sì, si vede. Lo zoom è al massimo. Ah, ok. Però si vede. E c'è questo portale arcuato, insomma, questo arco di pietra che tra l'altro però vedete che è decorato rispetto ad altri che avete visto. Questo è decorato con delle incisioni e ci sono... montagne, una pioggia di monete lungo tutte le pietre che compongono l'arco, così insomma da lontano riuscite a vedere solo questo. E... potremmo dire che ne abbiamo trovato un altro come questo. Sì. E che... magari credo che quella grandissima stronza che mi stava spaccando la faccia e se ne intenda di questa roba, perché leggeva e scriveva su un libro di incantesimi. E questo è molto interessante. Potrebbe venire anche lei con noi e la diamo in pasta all'Abolet. Sì, sarei molto felice. Credo che però sia più difficile da convincere, visto che mi sembrano a capo della baracca qui. Beh, l'Abolet non ha specificato che tipi di drow dovessero essere, bastava che respirassero. Possono mandarci, per quanto mi riguarda, anche il più infimo dei soldati qui. Sacrificare delle vite non mi piace farlo in questo modo, poi hai visto che bastardi sono? Esatto, stavo dicendo la stessa cosa. Non che meritino visto la morte, ma preferisco la vita di Gilgal e del Rio alla loro. E Beluriak, sebbene non lo conosca molto bene, sinceramente anch'io, nonostante siano della mia stessa razza,
Non da quando ho lasciato questo posto. Ora ho solo ricordi negativi di quando vivevo qui. E per me non è più famiglia qui. Per me possono fare tutti quanti la fine che meritano. Già Lester annuisce e si sistema per far finta, insomma, di riposare, anche se in realtà tiene sempre un occhio aperto. Voi che fate, quindi? Adesso il tempo, anche se non avete ben idea in che misura, passa. Infatti, a proposito... Nel caso dovessero chiederci precisamente il luogo del passaggio, diciamo di entrare comunque nel passaggio che conosciamo oggi, già? O... Beh, io non ho visto mappe in quel posto dove sono quei droni, non quindi sappiamo nemmeno se ne sapranno. Hanno una. Possiamo... A proposito, non mostrargliela. Ah, no. Comunque, secondo me, dovremmo fare attenzione, magari smettere di parlare se questi due si svegliano. Aspettiamo. Sì, va bene. Approfittiamo per riposare un po', allora. Ok, quindi passa qualche ora, non riuscite bene a capire... Io provo, prima di dormire, provo a mandare un messaggio a Engivook. Non funziona. Ok. Vi mettete lì giù, insomma, non so se volete effettivamente dormire. Dopo un po' di tempo, in ogni caso... Io sì, dormo. Ok. Dormi e quindi farai un riposo breve. Quindi puoi tirare un dado vita sommando costituzione e bonus competenza. Cioè bonus costituzione e bonus. Questa è una regola homebrew che io lo dico per chi ci segue, che ho messo in pratica dall'inizio della campagna. Per me i riposi breve non si tirano tutti i dadi vita che si vogliono, ma solo un dado vita. Però a questo dado vita si somma il bonus di costituzione, come normale che sia, però anche il bonus di competenza del personaggio. In questo caso Wanda ha tirato come sempre un ottimo asso, 1, più 2 di costituzione, più il suo bonus di competenza, che se non vado errato dovrebbe essere 3 o 4, devi controllare tu, e quindi guadagni o 6 o 7 punti vita. Dipende dal tuo bonus di competenza. Non mi ricordo mai dove cavolo è in alto a sinistra nella scheda c'è il bonus di ok, sì, 4. Ok, quindi 7 punti recuperi. Passa qualche ora fino a che i due draw rimangono ancora lì che stanno dormendo durante tutto il tempo. Dopo qualche ora o qualche tempo, non sapete bene quanto tempo è passato, torna Rild. E Rild si avvicina a te, Hathor. Andiamo, forza. Primo incarico. Allora, che dici? Cosa preferisci? Guardia? Esplorazione? Deposito? Provviste? Esplorazione. Ce n'è da fare. E in realtà avrei bisogno di riparlare con la matrona. Potrei avere delle notizie molto interessanti. O se è un problema. No, di solito si nervosisce. Sarà meglio per te portargli qualche informazione utile. Certo, non ha niente a che vedere con Trissa. Però, stessa famiglia, sai com'è? Sorella. E si gira. Beh, e certo, ti scorta, immagino. ti scorta di nuovo verso il cunicolo e di nuovo nella stanza di Melit. Lo seguo. Ok, ritornate
tutti e due nella stanza. Stavolta quella che stava con il libro seduta al tavolo è distesa sul giaciglio con la schiena appoggiata alla parete e sta comunque con il libro in mano. Adesso che la vedete più, diciamo, meglio, prima era dietro la scrivania, adesso no, vedete che il suo vestito è molto attillato, le sue forme molto aggraziate ed è molto bella, a differenza invece di Melit, che è un po' più squadrata, un po' più, anche il viso, allineamenti più duri, gli occhi più sottili. E Melit si avvicina e fa un paio di passi verso di voi. Ambientato? Sì, è abbastanza accogliente, grazie. Perché sei qui di nuovo? Non vorrei mica farmi perdere tempo. Assolutamente no. Appena ho arrivato. Beh, ho delle informazioni parecchio utili, perché appena sono arrivato ho saputo un po' di quali erano i problemi che avevate e ho chiesto un po' di informazioni a quel muso grigio. Beh, ne ha di informazioni. Lei guarda Jalester, che sta dietro di voi, tra parentesi, e lo guarda sempre schifata, ma adesso un po' incuriosita dopo che gli hai detto questa cosa, e ti ascolta. Beh, a quanto pare proprio non molto distante da qui c'è un passaggio che consente di arrivare in un posto dove sembra esserci tutt'altra flora e fauna rispetto a quello, a queste poche cose a cui siamo abituati a vedere. C'è del cibo e ci sono piante. Probabilmente sarà per via della vicinanza con il lago. Forse lì l'umidità avrà consentito uno sviluppo di... Quindi arrivo al punto. Cosa, perché dovrebbe essere utile? Beh, il punto è che pensavo di accettare come incarico di esplorazione, magari potevamo accettarci di questa cosa. Abbiamo bisogno di risorse, compreso il cibo. E poi a quanto pare ho visto nella stanza lì dove ho dormito un portale e a quanto pare ce n'è uno simile lì. Chissà, magari anche quello può essere utile. Tirami un persuasione. Venticinque. Lei ti guarda qua. Il portale. Se è utile come quello che abbiamo qui, potrebbe essere una svolta. Dove hai detto che dovrebbe essere? Beh, secondo me dobbiamo farcelo mostrare da lui. Magari io sicuramente mi porto questi due e non so, altri tre soldati magari, e ci farà vedere dov'è. Lei sembra pensarci un attimo. Te ne posso dare un paio. Beh, sinceramente, con tre starei più al sicuro. Non ho tre soldati da usare per questa missione, che potrebbe essere molto utile come un buco nell'acqua, letteralmente. Sì, comprendo. Dov'è che andate? E senti il libro che si chiude, della maga che alza lo sguardo. Io provo a comunicare con lui, provo di nuovo gli orecchini. Niente. E ti guarda a te, è in Divocator.
Ah, guarda me. Sì, beh, stiamo andando ad esplorare un posto che a quanto pare ha visto questo qui. Mm. E ho pensato che potesse essere utile. C'è cibo e a quanto pare anche un portale. Sì, sì, interessante, tutto molto interessante, però più che altro mi andrebbe di spappolare qualche testa di uomini pesce, non è che ce ne sono all'intorno. Può darsi. È per questo anche che mi sarei sentito al sicuro con un soldato in più, ma beh, penso basteremo. Posso andare io? Che dici, Melit? Melit la guarda. Non se ne parla, perché dovresti uscire da qui. Sono qui da 2 settimane. Vado a fare compagnia a questa feccia. E guarda, fisso te, Wanda. La fisso, la guardo anche io. Che ti avevo detto io? Non smuovi lo sguardo tu? Io le prendo la testa. Hai già avuto la tua lezione. Le abbasso la testa. Minchia. Tu la abbassi la serve testa? Più tempo. Okay, sì. Ok. Lei, la Tirza si alza e con il libro in una delle mani si avvicina a voi. E Wanda, tu con la testa abbassata vedi l'ombra di Tirza farsi sempre più vicina, fino a che vedi praticamente il suo vestito, insomma, la vedi dall'ombelico in giù, diciamo. E di nuovo succede quello che era accaduto nella prima caverna, e cioè che la mano molto più esile, dalle dita molto più affusolate di Tirza, ti prende il volto e te lo gira verso l'alto, ti alza di nuovo la testa per guardarti. E vedi che si avvicina, t'annusa. Poi ti spinge all'indietro. Dai, fammi fare un giro. Melit la guarda. Decidi tu. E Tirza guarda te, Engivuk. Tu che dici? Sarà divertente? Farsi un giro? Mm-hmm. Beh. Come diceva la matrona, che non ricordo il nome, potrebbe tanto essere interessante quanto un buco nell'acqua. Giusto, facciamo così. Se sarà interessante, bene, tornerò contenta. Altrimenti, al mio ritorno, mi prendo lei. E si gira verso Wanda. Dai, fammici divertire un po' dopo. Te la lascio tutta intera, promesso. Più o meno. È un ordine. Poi ti guarda un fisso, perché hai ritardato un attimo la risposta. Quindi da che teneva la testa inclinata giocosamente, ti guarda così. Va bene. Andiamo. Melt, allora andate. E chi ci sarà più con noi? Chi verrà? Sabalin e Kalunz. Gli darò ordine di venire con voi. Grazie. Rilde vi scorterà fino alla al nostro avamposto. D'accordo, a presto allora. Non tardate, qualche ora, non di più. Abbiamo da fare. Se dovesse essere un buco nell'acqua, tornate subito. È inutile rimanere lì fuori. Va bene. E segui gli ordini di Tirza. Andiamo. In una specie di piccola processione, Melit
si allontana e torna al suo altarino, mentre Tirza e Rild vi accompagnano fino alla stanza centrale, quindi dove potete muovervi. E Rild comincia a parlare con Rild e Tizia cominciano a parlare con altri drow, e fino a che altri due soldati vi raggiungono. Quindi al momento siete voi tre più Tirza e due drow che si chiamano Zabalin e Calanz. Poi Rild vi scorta fino alla stanza, e vi ci porto io adesso a mano, così senza che fate tutto il percorso. Vi scorta fino al punto dove stavate voi, dove avete visto il tronco, dove Hathor si era nascosto, no? Per intenderci, dove c'erano tutti questi speroni e cornici di roccia sopraelevate. Poi Rild si ferma e torna nella sua postazione di guardia, mentre voi tornate verso ovest. E vedete che Tirza cammina un po' quasi saltellando, sembra non avere tutte le rotelle proprio a posto, adesso che la vedete da vicino, o da più o meno come si muove, da come ha cambiato totalmente in un secondo atteggiamento. Beh, allora dove si va? Da quanto dice questo qui, avremo bisogno di qualcosa per attraversare un pezzo di fiume. Potevi dirlo prima. Servirebbe una zattera. E a questo punto ti dico anche oltre. Per questo passaggio segreto serve anche qualcosa per restare sott'acqua per un po'. Io non credo di avere dei problemi, tutto sommato. E quei due si gira verso gli altri soldati, Zabalin e Calanz. Ve la caveranno, che vuoi che sia, trattenere il respiro per un po'. È così lungo il tragitto? E lo chiedo al muso grigio. Ehi tu. Beh, è lungo il passaggio. Jalester scuote la testa. 3 minuti, 4 al massimo. E Tirza fa: ma che vuoi che sia? Ce la faranno. Quindi dov'è che andiamo? Precisamente. Non c'è il modo di essere sicuri che passiamo tutti. Non vorrei far brutta figura con la matrona proprio al mio primo incarico. Mi ha dato due dei suoi soldati, non vorrei tornarne senza. Ah, sì, vabbè, me ne occuperò io. Grazie. Tu dimmi dove stiamo andando. Dovremmo tenerci alla larga dal lago, perché è un po' pericoloso per via dell'Abolet. È una zona esterna. Dobbiamo andare verso sud, ho capito bene? E chiedo sempre a Jalester. Sud, sì. Beh, allora dobbiamo prendere queste zattere, se dobbiamo attraversare il fiume. È inutile andare a nord, no? Se dobbiamo andare a sud, dobbiamo andare nel fiume. E io non mi bagno. Non sono mica un uomo pesce. Potrei usare te come zattera. E indica Wanda. Che ne dici, piccolina? Come scusa? Lascia stare. A proposito di pesce, mi dicevi che ce n'era un gruppo qui. Ah sì, sono dall'altra parte del fiume. Che casino fanno, sono troppi però. Siamo alla larga pure da loro. Se ne becchiamo qualcuno in giro però, da solo. È bello vedergli scoppiare la testa. Beh, allora cerchiamo di
non attirarli proprio in gruppo. Deve essere un po' problematico poi. Ah, ti ho fatto ridere, piccola. Vedrai dopo come ci divertiamo insieme. Piace anche a me la violenza. Ah, ottimo. Quindi non sei del tutto inutile. Si avvicina e boom, ti sta uno schiaffo. Ma perché? faccio vabbè, grazie. Stai imparando. Beh, allora dobbiamo andare alle zattere. Me lo dovevi dire prima. Ora perdiamo tempo. Su, fa dietro fronte e vi riporta nella stanza dove c'erano Rild e l'altro Drow. Ehi, Rild, abbiamo bisogno della zattera, dai. Forza, dai. Rild, anche se un po' scocciato, comunque Tirza e Melit sono le loro matrone in questo momento. Quindi scende dalla cornice di roccia. Dobbiamo passare lì il tronco. Ce la fate? E si gira più che altro verso Jalester e Wanda. Non è che mi fate un bel salto giù. No, ce la facciamo. Andiamo allora, dai. Adesso che vi avvicinate allo strapiombo, vedete delle ombre che si muovono all'interno dello strapiombo. Sentite anche dei ruggiti. Ma non vi preoccupate, sono nostri. E una delle creature che stanno nello strapiombo arriva un po' più su e tu, Engiuk, la riconosci subito come un Quaggot. Quelle specie di... Lo mostro anche a tutti, così ve lo faccio vedere. Sono queste specie di creature ferali dal pelo verde smeraldo che abitano il profondo buio. Chi passa per primo? E Tirza indica il tronco. Io mando Wanda davanti a me. Cioè la dico non dico il nome, dico tu. Vai. E io la seguo da vicino proprio. Allora, intanto grazie a Francesco che vi ha dato un più 3 sia per Engiu che un più 3. Già l'estero può pure cadere e morire. Infatti, poverino. E allora, chi è il primo? Quindi Wanda davanti, Engiu dietro. Wanda, tirami un acrobazia o atletica, anche tu. E anche Engiuk, subito dopo. Ah, ok. Allora. 17. 17 che è un 20, grazie al più 3. Grazie. Quindi un 20 grazie. Tondo tondo per Wanda. E io 25 che è 28. È 28. Ti facciamo un balletto. Bravo. Quindi, voi mettete i piedi, vedete, mettete i piedi sul tronco, su questo tronco che è diverso da qualsiasi altro tronco che avete incontrato, che scricchiola, è anche un po', non tiene proprio benissimo, rotola un po' sui lati, non è molto stabile, però mettendo un piede davanti all'altro, andando procedendo con calma, riuscite entrambi a raggiungere senza problemi l'altro lato. Dopo di voi, con molta grazia, in realtà probabilmente sono abituati, perché vedete che mettono i piedi nello stesso punto, passano in maniera molto più svelta i due Drow, i soldati che vi accompagnano. E poi c'è Jalester. Dietro di lei si mette anche Tirza.
E già l'essere comincia a camminare. Vediamo un po' che ci succederà. Povero Giallo. Già l'essere comincia a camminare. A un certo punto fa due, tre passi. A un certo punto Tirza gli dà una bottarella da dietro. Lui scivola No! un po', uno dei piedi rimane a mezz'aria, poi riprende l'equilibrio. Guarda di sottecchi Tirza, poi guarda te Andrew che lo stai guardando dritto dall'altra parte. Vedi che fa un respiro, socchiude gli occhi, fa un respiro più profondo e continua a camminare. E Tirza si ferma lì. Scompare in una nuvola di potere violaceo appare accanto a voi. E già l'essere arriva per ultimo. Guarda che ci serve come guida, eh. Ah, non l'avrei fatto cadere. Era per mettere un po' di pepe. Ti è piaciuto, eh? E gli dà due schiaffetti pure a Giales. Che tra l'altro è anche più alto di lei. E lui impassibile rimane immobile. Tra l'altro tiene lo sguardo fisso da un'altra parte. Non la guarda proprio. Come se si stesse cercando di estraniare dal momento. E adesso proseguite verso sud. Tirza adesso vi guida e passa saltellando vicino a quest'altro bivio. E a un certo punto si ferma, s'accovaccia. Guarda, e vi indica un enorme vermone che voi, tra l'altro, proprio voi due avete incontrato insieme una volta. Mentre stavate andando a trovare Rizzeril, quei vermoni schifosi che avete un po' spappolato, bruciato, ma non si è Sì. capito nulla. Riconosci quella puzza, tutto quello schifo che esce dai suoi piccoli tentacoli, che si sta sopra a qualche carcassa, qualcosa, non si sa bene che cosa si sta smangiucchiando. Evitiamolo, andiamo a sud, mi fanno schifo quei cosi. E visto che il vermone è molto occupato al momento, riuscite a passare senza problemi nel cunicolo a sud. Ma queste Fino a che zattere. arrivate appunto alla fine del cunicolo davanti a delle zattere. Ce ne basta una, credo, no? Che dici, guida, eh? E si avvicina di nuovo a Jalesser. E lo sbeffeggia un po' davanti, eh? Che dici? Credo Hai che tutte e una sei? ci basterà. Vabbè. Sì, ok, ma dove andiamo? Beh, il tizio qui conosce la strada da lì, da dove siamo venuti. E quindi che mi stai dicendo? Che Dovremmo portare la zattera lì da dove siamo venuti. no, non se ne parla, qui c'è l'ingresso al fiume. Siamo da qui. Ok, Vado un attimo a cercare di. E tu, vieni con me. Fammi capire almeno dov'è che siamo orientati. Un attimo mi allontano con e mi Jalester. porto Jalester. Ok. Giusto un po' più lontano dai suoi occhi. E Ok. mi riapro un attimo la mappa che voglio capire questa dove mi ha portato. Dai, cazzo. Gliela faccio vedere anche a Jalester. E questa ci ha portato qui. Ok. Mi sa che dobbiamo risalire il fiume. Vabbè, a questo punto al lago ci arriviamo da questo passaggio subito verso l'alto. Ma se ne dovesse accorgere che è il lago, non mi sembra stupida. Facciamo così. Abbiamo una possibilità. Gli chiedo di attivare l'incantesimo per respirare sott'acqua per tutti e li facciamo fuori, ovviamente senza ucciderli. Combattiamo.
Magari nel frattempo è ancora tipo l'incantesimo per respirare, tipo come ha fatto Jill. Un attimo, non ho capito. Quindi adesso alle zattere? Un po' più avanti, prima di entrare nel fiume. Se farà problemi a prendere questa strada verso il lago, allora diremo che il passaggio segreto è sott'acqua e quindi deve, prima di scendere, deve attivare qualcosa per fare in modo di farci respirare sott'acqua. E una volta nel cunicolo che faremo? No, una volta che attiva l'incantesimo combatteremo lì prima di entrare nell'acqua. E li dovremo stendere tutti e tre e poi li portiamo senza sensi? È l'unica soluzione a questo punto. Sì, ci sto, penso che sia l'unica opzione, penso che sia l'unica cosa che possiamo fare adesso. D'accordo, poi avvisare... Dai. Avviso Wanda. Sì. Le mando un messaggio telepaticamente con gli orecchini. Wanda, i piani sono diversi ora. Le chiederò di farci respirare sott'acqua, ma a quel punto combatteremo. Solo dopo l'incantesimo, se c'era ancora spazio. Sì, ti arrivano tutte le parole. Io rispondo, gli dico: tieni presente che può interrompere, che può sempre interrompere l'incantesimo. E noi potremmo affogare. Beh, che ha detto? Un attimo. Capire se questo incantesimo però ma questo come faccio a saperlo? Perché non lo sai, infatti non lo so. Però no, tu hai finito l'incantesimo là, quindi... no lo so, no, volevo dire una cosa off game, vabbè, però comunque non ha senso. No, vabbè, dico o vengono tutti nel lago e attiriamo la bolet, o li tramortiamo prima di entrare. Questo è un altro messaggio che mandi a Wanda, giusto? È il secondo. Okay. Wanda, tu lo senti, questo messaggio. Puoi rispondere se vuoi. Ok, cerchiamo di portarli fino all'Abolet. Perché mi sembra rischioso. Comunque, io ho ancora la pozione per respirare. Ok. Giales ti scuote per una spalla. Allora cerchiamo di convincerla a fare l'incantesimo e ad andare verso il lago. Magari le diciamo che è un passaggio segreto molto vicino. Ok, se le cose si mettono male combattiamo, ma c'è il rischio che possa interrompere l'incantesimo. Non so se, come se la facciamo svenire, l'incantesimo sarà interrotto a prescindere. Questo lo so anch'io, che ne uso poca di magia. Dovresti saperlo ben meglio tu. Non ho mai visto quell'incantesimo prima, quindi avevo il dubbio. Conosci incantesimi che rimangono attivi se sei svenuto? Lui è semplicemente è sorpreso. Sapessi che incantesimi. Vabbè, allora dobbiamo fare in modo di portarla al lago e basta, e attirare l'abolet. Magari penserò io a chiudere il passaggio appena siamo dentro.
Io do un altro sguardo alla mappa. Proviamoci. Intanto vi dico solo, non volevo interrompere la giocata a te, che Chiuso ha dato un più 3 a Vendibook, un più 3 a Wanda e un meno 3 a me per il prossimo tiro. Grande, dai, grande, cazzo, la sessione di difficilissima, stiamo facendo i miracoli. Allora, sì. Torniamo da Wanda. Wanda, tu sei rimasta da sola con i draw. Mentre loro stanno chiacchierando. Schiaffi. Io mi guardo i piedi. Ok. Vedi che Trissa sta dando ordini e anche qualche volta in modo perentorio ai due soldati di sistemare una delle zattere, di metterla in acqua. Infatti la stanno portando più a sud. Perché è lì appunto che comincerà il fiume e la stanno trascinando verso sud. Mentre loro fanno questa cosa e lei gioca con i bastoni che serviranno probabilmente per manovrare questa zattera, sono lunghi bastoni di legno, quindi tu sembra che li stiano prendendo per quello, non hai idea di come faranno, ma stanno prendendo per quello. E poi si gira verso di tre, Tirza. Sai nuotare tu? Sì. Addirittura. Hai mai provato a affogare? È divertente. Sì, già ci ho provato. Non è così divertente. Beh, dipende. Se stai affogando tu e io ti guardo, è divertente. Dai, okay. Ci proviamo, tranquilla, poi ti farò vedere. Va bene, non vedo l'ora. Non sei molto convinta, vedi, fa un passo verso di te. Cosa dovresti dire? Sì, padrona. Brava. Stai imparando, hai visto? Gli uomini sono inutili. Ti ha educato sicuramente malissimo quell'Hathor. Ma ti educherò io, non ti preoccupare. Qual è il tuo nome? Se ne hai uno. Sana. Sana? Mi piace. Breve. Due sillabe. Anche facile da richiamare, no? In momenti tragici. Un cane. O di piacere. Cosa? Vedi, lei si avvicina e ti scossa una ciocca di capelli. Ribelli. Si avvicina al tuo orecchio. Ci divertiremo insieme. Piccoletta, si scosta e tu in quel momento poi ricevi i messaggi di Endbook. Lei si gira e va verso la zattera. Beh, quanto ci mettono? A quel punto suppongo che Endbook e Jalester rientrino. Torniamo. Allora, che dovevi farci? Sì, beh, era un po' difficile orientarsi, comunque... Comunque la strada in qualche modo si può raggiungere anche da qui. Va bene anche usare la zattera da qui, fortunatamente. Appena entriamo in acqua, c'è un passaggio verso nord. Sì, poi... lo so, ci sono vari passaggi verso il lago, ma sarà meglio non andare là. È lì vicino, è sott'acqua, perciò non si vede. Cioè, no, non ho capito. Dove... Cioè, in uno di quei cunicoli? Appena arrivato al cunicolo, passando sott'acqua, rasente proprio il perimetro del lago. E lì poi? Vicino. Non arriveremo al lago. Ma lo si... Lo si sfiora appena.
Tirami un ingannare. Dice che... Dai, che hai più 3. Beh, infatti, speriamo. Sta a ingannare. Perché non sono in ordine alfabetico? È perché lo sono in inglese. 23 più 3, 26. 26. Ma non mi servono i bonus francesi stasera, proprio. Ok. Lei ti guarda, sembra che non fa proprio nessuna piega. Vabbè, allora, se questo posto è lì, però cerchiamo di non addentrarci troppo, perché l'abolet va oltre anche le mie stesse capacità. E non credo che voi, mezze calzette, poteste salvare una come me. No, certo. E porta rispetto, okay. Mi piacciono quegli sbuffi. No, ma infatti hai ragione. Non possiamo salvarti. Muoviti, forza. Salite tutti sulla zattera. I due soldati. No, è giusto, è omologata per 6. È una station wagon questa. Cioè, e intanto Francesco ha dato di nuovo un più 3. Sta dando fondo a tutti i suoi punti accumulati in mesi di streaming. Quindi al momento c'è un più 3 a te, un più 3 ancora a Wanda e un meno 3 a me. Ma quindi ancora... io sono a più 6. No, tu sei sempre più 3, non sono cumulativi. Tu hai il più 3 da prima, poi hai il più 3 adesso è Engibook di nuovo, sì, rinnovato, sì. E il meno 3 a me. Salite sulla zattera, i due draw più Jalester cominciano a manovrarla per andare verso sud. E arrivate, insomma, vedete che Jalester dalle indicazioni, i soldati le seguono e girate verso sinistra nella... verso sinistra nella mappa, cioè verso ovest. Adesso fra poco si vedrà anche live. E cominciate a passare dentro questo cunicolo. L'acqua è melmosa, è in Duke che Wanda, lo dico per voi che ci siete state, molto simile al passaggio subacqueo e al lago stesso. L'acqua è molto torbida, molto sporca, esattamente come la prima volta. Fino a che arrivate a un punto in cui il cunicolo, che è qui, il cunicolo si divide in due e fermano la zattera. E si ferma anche la live. No. Ok, è partita. Lei vi guarda. Di là c'è il fiume e di qua il lago. Sei sicuro che dobbiamo andare di qua? E indica verso nord. Sì. È di qua. E dobbiamo abbandonare la zattera. Bloccatela con le stecche, forza. E vedete che i draw piantano nella melma del fondale di questo cunicolo, di questo fiumiciattolo, piantano i bastoni in modo che la zattera non vada verso il fiume, no? E quindi che non segua la corrente, che rimanga bloccata in questo punto qui. Chi si butta per primo? Beh. Master, intanto provo a usare i orecchini. Non funzionano. Direi sempre la nostra guida. Dai, facci vedere dov'è. Lui annuisce e si butta in acqua. Però a un certo punto il cunicolo, cioè l'acqua, lambisce la parete di roccia che scende sempre di più. E di nuovo il cunicolo dovrebbe diventare completamente subacqueo. Quindi a un certo punto già l'essere si gira. È qui. E mi butto anche io. Ok, ti butti in acqua, si buttano anche i soldati. Anch'io. Per quanto tempo dovremmo trattenere il respiro? Adesso non lo so, perché questa... In effetti abbiamo preso una strada diversa da quella
che conosceva lui. Possiamo solo stimarlo, però nel dubbio. E rischiare. Quindi come fai a sapere che c'è il passaggio lì? Perché semplicemente le due strade si incrociano, però lui ci è venuto da su. Tirami un atto ingannare. La porta puttana. Con vantaggio, visto che avete 20. 26. Ok. E più 20. 3 di 23. Lo sai che stai scivolando tutta la tua fortuna, vero? Infatti. Madonna, vabbè, ma se non l'hai salvato c'è S. Camurim. Vabbè, andiamo. Vedi che andiamo. Lei comincia a muovere le mani. Comincia a muovere le mani e gli appare una, letteralmente una bolla intorno alla testa. Che figata. Io sono pronta. Harry Potter. Tu. Andiamo. Beh, voi ci tenete il respiro. Potrei. Non mi va. Su, dai, che sarà mai? Ho detto 3-4 minuti, forse. Sarà anche 5. Ma tenete il respiro, dai. E poi voglio vedere la piccola agitarsi un po' sott'acqua. Sai che è divertente. Vabbè, dai. Su, su, forza, vi seguo. Ok. Fammi vedere un attimo. Tengo l'inventario. No, la pozione ce l'ha lei. Allora, intanto i due drow si buttano. Vabbè. Allora non dicono niente. I due drow, no, zitti e muti, fanno tutto quello che gli dice. Gli dice lei. Proprio sono modalità missione 100%. Ok. Già l'essere era davanti a loro. Vabbè, e allora ci vediamo dall'altra parte. Va bene. Quindi entrate tutti in acqua. E comincia. Sì. E cominciate a prendere una bella boccata. E per dirvi la regola, ve la dico prima, visto che vi state gettando adesso. Mm-hmm. Voi potete trattenere il fiato uguale in minuti, uguale al vostro bonus di costituzione. Ok? Ah. Quindi il vostro bonus di costituzione sono i minuti che potete rimanere sott'acqua trattenendo il respiro. Sì, è tanto, nel mondo di D&D funziona così e ce lo teniamo. Lo do per buona da regolamento. Tu 2 minuti. Io 2 minuti. Ok. Ma io pure. Quindi, io 2 minuti. Anche tu 2 minuti. Okay. Non sono tanti. Quindi entrate. E la sensazione che provate è la stessa che avete provato la prima volta. Quindi intanto cominciate a sentire qualcosa, qualcuno che si aggira ai limiti dei vostri pensieri e della vostra mente. Chiaramente lo vedete, lo sente anche la Drow, che però se ne sta dietro di voi, è l'ultima, se ne sta dietro. Cominciate a nuotare in questo cunicolo, a differenza di quello da dove eravate arrivati voi, non va troppo sotto, non c'è una corrente così forte, anzi è molto più placida, anche se il cunicolo è strettissimo. E a un certo punto, quando già l'essere arriva alla fine del cunicolo, più o meno, perché cominciate a vedere che si allarga in quello che è poi il lago dell'Abolet, la Drow si ferma e la sua voce la sentite. Anche perché ha questa bolla magica intorno al volto. Non di là, no, no, no. Dov'è il passaggio? Io come faccio a parlare? Avanti. Non puoi parlare, puoi fare solo gesti. In questo caso, sempre.
Adatto. Cioè, indichi verso il lago? Appena uscire dal lago, sinistra, voglio dire. Lei rimane un attimo ferma, così, un po' impaurita. Cioè, no impaurita, un po' timorosa. Poi però, quando vede già Alistair che va avanti, che fa dei gesti verso di voi, fa così, insomma, anche lui indica oltre lo sperone di roccia, va avanti e dietro ci sarebbe Wanda. Wanda, tu lo segui? Dietro dove? Dietro Jalester parlo. Ci saresti tu, ora c'è anche Engivook. Sì, sì, sì. Ah, sì, sì, lo okay. Seguo, lo seguo. Anche i drovi seguono. Lei resta sempre dietro? Lei rimane dietro di voi, sempre dietro. Jalester va un po' più a destra e ora siete nel lago, effettivamente. Lei rimane ai limiti, nel cunicolo, proprio. Mi metto qui. E rimane ferma. Dove stiamo andando? Ti avevo detto di non venire al lago. Dov'è il passaggio? Un attimo solo. Già l'essere anche si ferma e comincia a nuotare lì sul posto. E guarda te, Engivook, e guarda anche Wanda. Gli altri due drow stanno vicino a voi. Anche loro sembrano un attimo confusi in questo momento. Non sanno quello che sta accadendo. E anche al vedere Tirza così rigida e nervosa, si fermano anche loro. Io, Master, inizio... Cioè, io sono tipo nascosta qui dietro. Inizio a rovistare... Cioè, non voglio farmi accorgere che inizio a rovistare nello zaino in cerca della pozione. Cioè, nello zaino, nella tasca, in realtà, cioè nella sacca che ho... Sì, ma noi siamo fuori dall'acqua. Al momento no, perché il cunicolo esce sott'acqua. Se vuoi puoi salire, però devi vedere se ti seguono, chi ti segue. Al momento sei sott'acqua. Cosa fate? Quindi Wanda cerca la pozione, tu Engivook? Io voglio dire... Cioè, tipo, è proprio appena quassù. E lei si sporge oltre il cunicolo e guarda su, dove sta indicando. Dove si sporge? Si sporge, praticamente arriva qui e si mette una mano sull'uscita del cunicolo, quindi mentre fluttua nell'acqua, e alza la testa, che è ancora avvolta da questa bolla, e guarda su. Allora io faccio... Wanda è vicino a me. Sì, accanto, è come le vedi sulla mappa. Cioè, esattamente così. Madonna mia. Io... Tu la trovi la pozione, Wanda, eh? La trovi e la prendi. Engivook, tu che cosa fai? Io faccio... Posso... Posso, allora... Le vorrei far vedere meglio. Allora faccio tipo il trucchetto delle luci. Le luci possono starci sotto. Sì, 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 le possono fare. E guido una luce. Magari, cioè, cerco di capire pure io una parte dove... Appena una parte un po' nascosta per farla uscire ancora un poco di più. Ok. E mentre si distrae con guardando così. Allora, intanto tirami a questo punto. Facciamo allora a tua scelta tra arcano e ingannare rispetto a se riesci a a distrarla e a farla uscire un altro po' dal cunicolo
rispetto alla tua abilità magica nell'usare le luci e di indicarle la via giusta, o nell'inganno, nel senso di come movenze, linguaggio del corpo. Decidi tu una delle due da tirare. E hai più 3 sempre. 15. 15. Ok. Quindi lei, quando vede le luci nell'acqua che illuminano quest'acqua melmosa, in cui adesso, visto le luci, visto adesso siete un po' più dentro al lago, ricominciate a vedere i cadaveri, che alcuni fluttuano, altri sono sul fondale che avevo descritto l'altra volta. Lei si sporge un po' di più e segue con lo sguardo le luci per cercare di capire dove sia questo cunicolo a cui voi avete fatto riferimento. Quindi adesso è totalmente fuori dal cunicolo. Master, mentre lei fa questa cosa, Sì. quindi aspetta, voglio capire bene. Lei praticamente si è sporta tipo Esattamente dove l'avete qua, ad nella mappa, esempio. esattamente dove l'avete nella mappa, quindi è uscita totalmente dal cunicolo. Quindi lei, diciamo che era a metà tra questa casella e qui, ora è uscita completamente dal cunicolo e sta seguendo con lo sguardo le Ok, allora, mentre lei segue cioè è distratta, le luci. Sì. vado piano da dietro e la avvinghio con le gambe e le tiro le braccia dietro. Ok, quindi mi devi fare una prova di atletica per cercare di aggrapparti a lei e bloccarla. Con Cos'è? vantaggio perché la prendi di sorpresa. E hai un più 3 perché c'è più di questo. Ok, avresti fatto 20. un asso, però hai il vantaggio visto che Madonna. lei è sorpresa. E hai il più 3 di Francesco che ti ha dato, quindi è un ottimo 20. Quindi tu riesci, tra l'altro hai ancora la pozione in mano, la avvinghi con le spalle, con le braccia e le gambe, in pratica come un koala ti aggrappi a Esatto. lei, e tu vedi Wanda che dalle spalle o dal lato di Tirza le si avvinghia completamente, lei sgrana gli occhi, con le braccia bloccate e comincia a divincolarsi. In quello stesso momento, vista la scena, i due drow, i due soldati, estraggono in acqua la spada e cominciano ad avvicinarsi nuotando pian piano a Wanda, molto minacciosi. Già Alistair, Grazie. allo stesso momento, slaccia la cinghia in acqua e caccia lo spadone. Ed è qui che ci fermiamo per oggi. Ah, volevo fare un'altra cosa, ma va bene, non la scrivo. La prossima volta tireremo su iniziativa e vedremo come andrà. Grazie a tutti di averci seguito per stasera. Io sono molto curioso di sapere come andrà e sono anche molto sorpreso di come avete gestito tutta l'entrata all'avamposto dei drow. Ah, vabbè, c'è assurdo. Poteva Vabbè. andare in mille modi, è andata così, è andata dal vostro punto di vista più o meno liscia. Meno liscio. Questa cosa merita una chiacchierata comunque. Sebbene adesso abbiate una gatta da pelare almeno, che sono i drow, e ricordatevi che siete pur sempre nel lago dell'Abolet. Quindi vedremo un po' che cosa ci riserverà la prossima sessione. Io vi ringrazio per essere stati qui con me a farmi compagnia e a giocare splendidamente come avete fatto stasera. Grazie a tutti quelli che ci hanno guardato. Grazie a Francesco che ha inondato i giocatori di bonus questa sera per dare Madonna, mo veramente. dargli Grazie. modo di farsi largo in questo momento un po' difficile. E la prossima volta Madonna. cominceremo con la battaglia. Quindi ci vediamo martedì prossimo per Inverno a Waterdeep con questa battaglia, mentre ci vediamo domani con la campagna, quella della discesa nell'Averno. Quindi, come diciamo sempre, lunghi giorni e piacevoli notti. Piacevole notte.
E alla prossima, ragazzi. Buonanotte. Ciao, ciao. Ciao. Buonanotte. Ciao.